Ecco, di nuovo in collegamento da non solo Anima TV. Siamo al congresso Il mistero dell'esistenza umana da Bellaria, Rimini, e abbiamo il piacere di avere Michele Riefoli, kinesiologo e ricercatore spirituale. Buonasera. Buonasera. Ecco, Michele, lei parla di mente e percezioni consapevoli. Cosa significa percezione consapevole? Ma ecco, diciamo, la percezione è una capacità che l'essere umano ha innato dentro di sé. Però noi abbiamo molte percezioni, abbiamo diverse percezioni. Pensa che solo a livello fisico abbiamo più di 50 percezioni, oltre a quelle classiche, vista, udito, gusto, tatto, olfatto. Abbiamo tutta una serie di percezioni del corpo, e senza scomodare poi quelle cosiddette extrasensoriali che riguardano la percezione del pensiero altrui, quindi la telepatia e la percezione del futuro, la percezione del pericolo imminente e molte altre percezioni. Il fatto di essere consapevoli di avere queste percezioni è la strada per un uomo nuovo, cioè molte persone sono percettive ma inconsapevolmente. Non se ne rendono conto e quindi non possono utilizzare questi elementi, queste informazioni che vengono dall'ambiente, dall'esterno o dall'interno di sé, sia sul piano fisico sia sul piano mentale, per poter osservare, perché la percezione è il prerequisito per poter osservare e comprendere qualsiasi cosa, sia sul piano fisico che sul piano mentale. E com'è possibile svilupparla? E fin dove arriva il potere della mente? Le percezioni... Per poter sviluppare la percezione bisogna usare l'attenzione, bisogna essere attenti. Ad esempio, io e te stiamo parlando in questo momento e se io ti chiedo di mettere l'attenzione sulla sensazione piacevole che hai di stare seduto sul divano, cioè del morbido, no? La sensazione di morbidezza del divano, ecco che la tua attenzione va lì e ti dà un'informazione. Però se io non ti avessi chiesto di mettere l'attenzione su quello, pur essendoci una percezione, è inconsapevole e il dato rimane così superficiale, non ha valore, non acquisisce valore. Quindi per poter percepire bisogna essere attenti e quindi bisogna coltivare, avere la cultura dell'attenzione, la cultura dell'attenzione. Però per essere attenti tu potresti chiedermi: ma cosa bisogna fare per essere attenti? Per essere attenti bisogna essere motivati, cioè perché devo essere attento a una cosa o un'altra? Perché devo essere attento al mio corpo, ai segnali che mi dà, al benessere o alle percezioni più sottili? Perché? Devo essere motivato, quindi se ho una motivazione allora metterò l'attenzione e allora potrò percepire quello che non ho mai pensato di poter percepire fino ad oggi. Perché le potenzialità che abbiamo in effetti sono, non voglio dire illimitate, ma enormi. Sono molto di più di quelle che pensiamo di avere. Noi siamo, diciamo, come esseri umani abbiamo le potenzialità più alte rispetto a tutti gli altri animali. E purtroppo tante volte offendiamo le nostre stesse potenzialità facendo cose veramente che non sono da non sono il massimo, insomma, dell'intelligenza. Ok. Bene. Ecco, e avvicinando l'argomento da un altro punto di vista, quanto un'alimentazione equilibrata può aiutare la crescita personale e quindi l'autoconsapevolezza? L'alimentazione è una delle pietre d'inciampo maggiori per molte di noi, per molte persone. È un problema di consapevolezza, proprio un problema di coscienza. Allora, bisogna tenere conto che dietro al problema dell'alimentazione e del cibo ruotano da una parte interessi inimmaginabili sul piano economico e commerciale, finanziario a livello mondiale, quindi c'è un business mondiale e quindi le scelte alimentari delle persone sono veicolate e viziate da interessi
particolari che non sempre corrispondono agli interessi invece di salute, benessere e longevità delle persone. Quindi essere consapevoli di ciò che si mangia, del cibo che si introduce nel corpo, poiché il cibo diventa non solo carburante ma sostanza stessa del corpo, è una cosa fondamentale. Naturalmente questo ha a che vedere anche con, diciamo, con le capacità di attenzione e quello che dicevamo prima sulle percezioni. Se un cibo non è idoneo, non è adatto al tuo organismo, il tuo sistema diciamo metabolico viene intasato in qualche modo e quindi l'energia che tu hai a disposizione viene richiamata negli organi digestivi per cercare di far fronte a quello che viene considerato come un attacco all'equilibrio dell'organismo. Energia che viene tolta dai muscoli, dal cervello e dalle potenzialità intellettive, quindi tu alla fine ti ritrovi ad essere meno efficace e meno efficiente. Tu pensa soltanto come una colazione diversa, quindi cambiare una colazione, eliminare per esempio o ridurre in maniera importante il latte, il caffè, i biscotti, che è la colazione tipica degli studenti, no? I quali fanno questo tipo di colazione che rimane indigesta per 4-5 ore nello stomaco e poi devono essere attenti alle lezioni, il loro apparato digerente è in tilt e le capacità di attenzione calano. La lezione di matematica va avanti, ti perdi un pezzo, non riesci a seguire, ti distrai, un giorno, due giorni, tre giorni, alla fine cominci a credere di non essere portato per la matematica, alla fine hai degli insuccessi nello studio, alla fine rischi di diminuire la tua efficienza scolastica, quindi la tua autostima, cioè c'è tutto una serie di effetti a cascata che da un'alimentazione corretta o scorretta possono derivare. E poi c'è un discorso anche di coscienza, cioè io sono per esempio per un'alimentazione vegetariana, sono più di 20 anni che non mangio carne. Dopo 6 mesi che ho smesso di mangiare carne avevo una leggera anemia, sono guarito dall'anemia. Avevo un mal di testa settimanale, ogni domenica mattina puntuale mi arrivava il mal di testa. Da quando ho smesso di mangiare carne ho cominciato a mangiare più vegetali, più integrale, più biologico e non ho più avuto mal di testa da 25 anni, non so che cos'è. Il mio livello energetico facendo attività sportiva è salito enormemente, misurabile con delle prestazioni, quindi devo dire che ho misurato su me stesso, prima di tutto sono stato la caglia di me stesso e poi ovviamente ho cominciato per ragioni di lavoro poi a seguire tante persone e ad avere dei risultati incredibili, cioè l'alimentazione è un determinante importantissimo per il livello energetico, fisico, mentale e spirituale delle persone.